Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi unboxandoli. Dopo un po' di tempo tornano finalmente gli unboxing, ma questo qua è speciale perché senza ombra di dubbio è l'unboxing più grande e ricco che io abbia mai fatto. Proprio perché c'è tantissima roba da mostrare, questa qua sarà più che altro una rapida carrellata perché ci tengo in particolare a farvi vedere alcuni pezzi specifici su cui poi farò dei video dedicati, dei veri e propri approfondimenti, perché insomma è roba così particolare e così da collezionismo di alto livello che sono pezzi che meritano degli approfondimenti specifici. In live ho registrato una rapida carrellata di quelli che sono stati questi acquisti, rapida poi neanche tanto perché è durata più di un'ora, e adesso vi ripropongo questo contenuto tagliando un po' i tempi morti, ma io vi invito a guardarlo dall'inizio alla fine perché ci sono delle console pazzesche e soprattutto sono riuscito finalmente a mettere in collezione il mio Sacro Graal, non saprei come definirlo altrimenti, e l'emozione ancora più grande è quella di poter condividere questo recupero con voi. Quindi io vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di queste aggiunte alla mia collezione e soprattutto se anche voi negli ultimi periodi, insomma negli ultimi mesi, avete fatto degli acquisti a tema retro gaming o anche magari giochi più recenti. Un grazie gigantesco a Otaggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video, ma soprattutto per avermi dato una mano gigantesca nel recuperare alcuni dei pezzi più impressionanti. E niente, voi supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi perché dopo sto video ce ne ho veramente bisogno. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo subito con i recuperi minori. Vabbè, una cosa, questo qua è stato un recupero fatto al Game Vintage Market. Aspettate che provo a mettere a fuoco, ok. E 10 euro, questa qua ce l'avevo, la comprai al day one, pensate. È la steelbook del primo Bioshock, bellissima. Non è assolutamente una cosa rara, ma mi faceva piacere avercela nuovamente in collezione. Versione pallita, top. Gioco iconico. Tanti bei ricordi legati a questo primo capitolo che rimane, a mio avviso, il migliore della serie. Poi io mi smazzerei due giochi PlayStation 1, che il primo l'ho recuperato insieme a Bioshock, sempre per 10 euro, Worms World Party, una serie che magari molti di voi non conosceranno, però io proprio sul World Party da piccolissimo mi ci sono spaccato, ovviamente avevamo il disco tarocco, anche questo pagato 10 euro ragazzi, tanta roba, e infatti ho mandato, appena l'ho comprato, ho mandato la foto a Valerio, che è il tizio a cui mando sempre le foto dei giochi a cui giocavamo insieme. Libretto intonso, pallita, tanta roba, siamo felicissimi così. Questo diciamo è un recupero affettivo, non di valore, però insomma ci sta. Poi per il meme, tra le tante cose che mi ha inviato Domenico di Otoggi, abbiamo questa ragazzi, è un vero capolavoro, The Mission per PlayStation 1. Dov'è? Eccolo qua, quando il calcio diventa azione, pazzesco. Grandissimo Domenico in chat, e vabbè, io magari voi siete troppo piccoli, però c'è stato un periodo molto particolare della storia della TV e del calcio italiano dove venivano fatte queste pubblicità di stampo cinematografico, la Nike le faceva, queste pubblicità di stampo cinematografico per commercializzare solitamente dei palloni, scusate che è tutto al contrario, dei palloni o dei prodotti a brand Nike. Questa era una sorta di Mission Impossible con tutti i calciatori del momento, e non so perché, questa storia la devo approfondire, ci hanno fatto sopra un gioco che è una merda ragazzi, ma una merda clamorosa, fa schifissimo e non lo consiglierei neanche al mio peggior nemico, però noi lo abbiamo messo in collezione. Ho passato ore e ore con la mitica Play 1 e non ho mai avuto un gioco originale, ma tutti noi, cioè è andata così, è stata la fortuna e la sfortuna della prima PlayStation. E rimaniamo in tema PlayStation e andiamo dai per generazioni. Sì, passiamo alla PlayStation 2 e qui ci sono due titoli interessanti. Uno ve l'ho già spoilerato su Threads, credo, seguitemi su Threads, ed è bellissimo ragazzi, altra trashata clamorosa, Death by Degrees.
questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, ed è uno spin-off della serie di Tekken. Ci hanno fatto un action in terza persona con Nina Williams come protagonista, e la cosa super cringe solo della versione italiana, tra l'altro, è che hanno aggiunto un sottotitolo che nelle altre edizioni non c'era. Noi italiani morti di figa abbiamo dovuto chiamare questo gioco, aspettate che lo metto a fuoco, dov'è? Seduzione letale. Vi giuro che non è che hanno tradotto in modo diverso un sottotitolo, le altre versioni proprio neanche ce l'hanno questo sottotitolo. Incredibile. In realtà si tratta di un esperimento molto particolare, perché sostanzialmente il sistema di combattimento era basato sull'utilizzo dei due stick analogici del DualShock, e però gli è uscito fuori malissimo, ma proprio male. È ambizioso, ma purtroppo non ci siamo. E rimane però un pezzo di storia molto interessante. Tra l'altro, completo di tutto, c'è anche il catalogo Namco, bello, su questo ci vorrei fare un video, magari sugli spin-off pazzerelli di Tekken, quando avrò un po' di tempo, quindi probabilmente mai. E dai, questa è una vera perla per PlayStation 2, voglio vedere quanti di voi lo conoscono in chat, ma secondo me nessuno. Abbiamo Steamboat Chronicles, gioco della Irem, primi anni 2000 ovviamente, un action RPG che però è un titolo folle, proprio pazzo, è un po' una sorta di simulatore, neanche di vita, di contesto sociale, ambientato in una, come si dice, non ucronia, in un universo steampunk tipo basato sulla Londra vittoriana, dove ci sono questi mecha che si chiamano Trotmobile. E niente, tu devi fare delle cose, ci ho giocato un pochino, è molto molto particolare, devi fare varie cose, lavori, minigiochi, cazzeggio eccetera eccetera, e nel mentre puoi personalizzare il tuo mech, e il tutto è condito da una follia tipicamente giapponese, con scenette veramente senza senso. Questo me lo voglio giocare per bene, perché me l'hanno straconsigliato in tantissimi, l'ho conosciuto tra l'altro tramite un video di Gekigemu. Allora, PlayStation 3, in realtà abbiamo tutti acquisti abbastanza standard, perché è una console di cui piano piano sto recuperando tutto quello che ho venduto, quindi sono andato prima di qualche esclusiva, proprio niente di che. Heavenly's World, carino, ma insomma, titolo di lancio se non sbaglio, action in terza persona, fatto dal, se non sbaglio, da Ninja Theory, te lo tirano dietro questo, però piano piano le esclusive PlayStation 3 si recuperano tutte quante, anche perché secondo me è una console molto sottovalutata che bisogna ricominciare a collezionare. Poi, altra esclusiva abbastanza sgamata, però qui abbiamo un capolavoro, Uncharted 2 nella Special Edition, con la sovracopertina, quella semitrasparente. Di questo avevo l'edizione base, comprato al day one o giù di lì, credo, non lo so. Comunque giocato abbastanza di sicuro prima dell'uscita del 3. Ragazzi, questo ha almeno 2-3 scene, tra cui l'incipit, che entreranno per sempre nella storia del videogioco. L'incipit sul treno, poi dopo quando torni sul treno, ma la cosa che proprio mi scioccò, mi fece rimanere a bocca aperta, la sequenza del palazzo che crolla. Quello proprio fu una cosa per l'epoca fuori di testa. E per me questo è il vero capolavoro di Naughty Dog, insieme al primo The Last of Us. A proposito di capolavori, abbiamo lo Smash Tarocco, tante belle promesse, tante belle idee, purtroppo che si concretizzarono in un nulla di fatto, con PlayStation All Stars Battle Royale. Un titolo che addirittura aveva il cross-buy per giocarci pure su Vita. Purtroppo il gameplay di Smash non si può replicare. Peccato, perché il roster era super super interessante. Non l'ho mai giocato, lo devo ancora giocare, però al momento sapete benissimo dov'è la mia PlayStation 3. E chiudiamo con il penultimo titolo, PlayStation 3, questo pure da giocare assolutamente. Recupero molto più figo, Transformers Devastation. Oddio sì, ma infatti è PlayStation 4, ma cosa sto dicendo? Sono impazzito completamente. Direte, ah, ma i prodotti su licenza, che schifo, a noi non ci interessano, i tie-in, boh, che merda. In realtà no, perché questo qua
è un action in terza persona beat 'em up fatto da Platinum Games. È stato delistato su PlayStation 4 e la versione fisica è l'unico modo di poterlo giocare. Titoli in italiano, tanta roba. Purtroppo, come le cose PlayStation 4, già non c'era il manuale, ma c'è soltanto un flyer dei Transformers. Vabbè, comunque gioco da riscoprire sicuramente, anche perché le cose che ha toccato Platinum Games, almeno fino a Babylon's Fall, sono tutte meritevoli di essere scoperte. Sono zompato alla PlayStation 4, ma passiamo alla PlayStation 3 per un piccolo ritorno prima di andare oltre con Dead Rising 2 Zombrex Edition. Madonna, questo è spettacolare. Devo dire che Dead Rising 2 giocai soltanto la demo, non presi mai il secondo capitolo completo, la demo prologo, e adorai il primo e li giocavo su Xbox 360. Infatti sulla mia gamertag ci dovrebbero essere ancora tutti quanti gli achievement sbloccati del primo, che tra l'altro è impossibile da millare. Questa Zombrex Edition ha una particolarità: oltre al doppio disco con il making of su DVD, ha una steelbook che ricorda una confezione di pasticche, e poi abbiamo lo Zombrex, qualcosa del genere, ovvero lo shot di vaccino antidoto contro la mutazione zombie, ma la cosa veramente fuori di testa è che ti danno, c'è proprio la siringa dentro, che in realtà vabbè è una penna, però queste cose mi fanno impazzire, una cazzata, però queste cose mi fanno impazzire letteralmente. Allora, passiamo alla Switch, ragazzi. Vi faccio vedere giusto due recuperini che ho fatto recentemente. Uno già ve lo avevo spoilerato, che era Bill & Ted's Excellent Retro Collection. Vi ho già fatto uno shorts su questo, è anche ve l'avevo proprio indicato, mi sa, in un TG Poro o anche nel gruppo delle offerte Porace, non lo so. Una collection, vabbè, che lascia un po' il tempo che trova. Sono due giochi mai usciti in Europa, che erano dei tie-in dal film che mi sa che è stato il primo film di Keanu Reeves come protagonista. Però l'ho preso perché è stato delistato, ovvero non potete più dal 31 gennaio, no, dal 31 dicembre, non potete più giocare a questi due titoli su Switch perché sono scaduti i diritti. Non ci sono più le licenze, e quindi la versione fisica fatta da Limited Run Games è l'unico modo per avere accesso a questi titoli. Solitamente io non compro Limited Run Games, ma c'è stata una bella occasione dove sotto Natale hanno fatto praticamente degli sconti folli, nel senso hanno preso un tot di prodotti e hanno detto: ok, giorno 1 ci sta il 10% di sconto, giorno 2 ci sta il 20% di sconto, giorno 3 c'è il 30%, e fino ad arrivare mi sa al 40-50%. Solo che le quantità erano limitate, quindi tu potevi rischiartela e aspettare quanto più possibile, vedere cosa rimaneva e poi comprare un maxi sconto, oppure accontentarti degli sconti dei primi giorni e vedere se riuscivi a portarti a casa qualcosa che ti interessava. E solitamente non compro Limited Run Games, ma sono riuscito a prenderlo al 40% più o meno. Questo double pack di Zombie Ate My Neighbors e Gold Patrol, due titoli abbastanza seminali dell'era Super Nintendo, con un packaging strafigo che ricorda esternamente appunto le cartucce Super Nintendo, e ve lo posso dimostrare, questa è praticamente una doppia copia, ragazzi. Abbiamo l'originale dato da Marco, per chi si ricorda, il mio coinquilino. L'originale comprato da Planet Game, tanta roba, degli anni 90, e poi abbiamo la reissue di Limited Run Games. Questa ovviamente però riprende l'impostazione del Super Nintendo americano, mentre questo qua è europeo. E volevo farvi vedere che c'è una cosa particolare all'interno: oltre alla custodia del gioco, ci sono anche gli occhialini 3D, quelli però trashissimi anni 90. Tanta roba, sicuramente lo giocherò con questi addosso per vomitare dagli occhi. Ora, forse il recupero di cui sono più felice per vari motivi, titolo picchiaduro assurdo, ragazzi, un picchiaduro pazzesco, ed è Tatsunoko vs. Capcom,
nella versione europea Ultimate All Stars. Se è un picchiaduro ci deve essere la parola Ultimate all'interno e anche All Stars. E, bellissimo, l'ho preso al Game Vintage Market, scontato a 25-27, non ricordo, pallita, completo di tutto. È un gioco, non dico raro, ma che comunque da trovare adesso non è così semplice. Ma la cosa che mi rende veramente felice è che è un gioco che ho sempre voluto provare. E appena comprato, ho attaccato la Wii U, mi ci sono spaccato la sera insieme al buon Nanni che era venuto a trovarmi. E vi devo dire che come picchiaduro spacca di brutto, è una figata pazzesca, perché è un crossover tra tutti i personaggi Capcom contro quelli della Tatsunoko. Qui a Tatsunoko sono gli stessi che hanno fatto Gatchaman, Kyashan, tantissime cose. E la cosa figa è che pure dal lato Capcom hanno preso dei nomi assurdi. Quindi, che ne so, ci sta Mega Man Pro di Mega Man Legends, ci sta Beautiful Joe, ci sta Frank West di Dead Rising, per collegarci a prima. C'è pure il robottone gigantesco di Lost Planet. Insomma, è un picchiaduro completamente folle, ma super divertente. E sono proprio felice di averlo recuperato. Tra l'altro, condizioni perfette. E pallita, insomma, tanta roba, cercatevi di video perché merita veramente tanto. Poi rimaniamo in tema picchiaduro, ma saltiamo di una generazione. Altro titolo di cui vi ho parlato in uno shorts e sono stato felice di recuperarlo: Tekken 8 Wii U Edition. Titolo assolutamente non raro, che però, proprio per i motivi per cui vi ho spiegato nel Real Shorts, merita assolutamente di essere ripreso e riscoperto. Qui abbiamo addirittura la lista dei comandi, diciamo un manuale al 10%. Tag Tournament 2, però Wii U Edition, ovvero un'edizione rimasterizzata, tra virgolette, fatta apposta per sfruttare al meglio non tanto le potenze di Wii U, ma più che altro la follia che ci può essere in un crossover con gli asset Nintendo. E ne escono fuori delle robe veramente pazzesche, super fighe, e niente, vi consiglio di guardarvi qualche video o di recuperarlo, perché tanto so che molti di voi ancora hanno la Wii U attaccata. Ma la vera perla Wii U, e questo pure è un altro, secondo me, recupero fatto in, diciamo, in anticipo rispetto a quello che verrà a costare fra un po' di tempo. Questo preso grazie a Domenico di Otoji Retro Games, Wii Sports Club, 5 sport in uno. Su questo vorrei farci un video, tipo il gioco che Nintendo non voleva farti comprare, perché questo qua lo conoscono in pochissimi. Questo qua è il remake di Wii Sports, è uscito dopo il Wii Sports Resort, su una console dopo, ma praticamente tornava indietro perché modernizzava l'impianto del primo, però toglieva tutte le cose in più che erano state messe in Resort. E in più, siccome volevano spingere a tutti i costi il Nintendo eShop eccetera eccetera, si inventarono una cosa che tu praticamente potevi affittare i singoli sport. E la versione completa del titolo uscì su disco, uscì soltanto un anno dopo la prima commercializzazione del primo sport. Insomma, un gioco che hanno distribuito in un modo folle, ed è arrivato pure nel momento in cui la Wii U, insomma, già arrancava forte. In più era un remake, insomma, penso veramente l'abbiano giocato in quattro gatti. Questo inizia a essere, non dico il titolo più raro per Wii U, ma di sicuro un titolo molto ricercato. Beato che l'ha trovato da GameStop e poi l'ha rivenduto bene. E niente, insomma, tanta roba. Su questo, secondo me, c'ha senso, proprio per un valore storico, farci sopra un video. Bene, bene, bene. Qui direi che la roba delle console fisse è praticamente finita e possiamo iniziare a passare al Game Boy. No, non solo Game Boy, abbiamo anche un DS. Dicevo, unico gioco DS, attenzione, è un Xeled. Preso anche questo per il meme, però tanta roba. E trovato al Game Vintage Market in un cestone dei 5 euro. Air Cringe, ragazzi, Project Rab Sealed Red Strip Nintendo. Mi fa molto ridere il fatto che sia stato fatto dal Sonic Team. E vi leggo la descrizione dietro, che dice: "Unisciti ai Rab Rabbids, strofina e scoprirai un nuovo amore. Conquista la ragazza dei tuoi sogni, eseguendo acrobazie impossibili e salvandola dai pericoli. Guida il tuo personaggio strofinando, toccando e soffiando."
pazzesco, pazzesco proprio. Passiamo alle giapponesate e vi faccio vedere tre cosette. Una in realtà non è console handheld ma fissa, e vi faccio vedere subito questa. Ed è un gioco per GameCube giapponese che è un gioco di Gundam chiamato Pilot's Locus, e ho visto è un action in terza persona con elementi da GDR. Insomma, non sono un patito del brand, ma anzi penso di aver visto veramente quasi zero di questa storica saga di Bandai. Però l'ho preso perché, a parte, non costava nulla, ma è uno delle esclusive GameCube rimaste in Giappone. Questo gioco infatti non ha mai varcato i confini occidentali, e l'idea di avere le esclusive che noi non potremo mai avere in versione giapponese mi piace. Abbiamo poi due giochi giappi per Game Boy Color, attenzione, tanta roba, presi perché stavano veramente a una sciocchezza, e quando vedo io le custodie dei giochi Game Boy impazzisco completamente. Questo è Hamster Paradise 3, in realtà la copertina è super inquietante, ma a livello di estetica, graficamente, sembra tranquillamente un gioco di Amtaro, ma in realtà non è stato sviluppato da Alpha Dream, ed è una collezione di minigiochi slash simulatore di topo virtuale. Abbastanza demenziale, ovviamente, ci sono anche dei punti in cui si va nello spazio con il criceto. Completo di tutto, tanta roba, queste cose mi fanno impazzire. E abbiamo anche Super B-Daman. Questo ho dovuto cercare perché non mi ricordavo cosa avevo comprato. Si chiama Bakukyu Renpatsu Super B-Daman Gekitan Rising Valkyrie. Un gioco fatto da Alpha Unit e distribuito da Takara, JRPG, dove si fanno scontrare questi robottoni customizzabili. Proprio, che ve lo dico a fa, gioco mai uscito dal Giappone. Me lo approvate come acquisto? Spero di sì. Non so bene perché l'ho fatto, ma l'importante è averlo fatto. Allora, sempre al Game Vintage Market c'è stata l'occasione di comprare manualistica a caso. Ma vi giuro che c'è una spiegazione, e questo è il momento in cui sono felicissimo che non ci sia Shigeru Kachop. Allora, abbiamo innanzitutto, ho trovato i manuali del Game Gear. Ragazzi, io prima o poi sta console ce l'ho sempre avuta, è l'unica console che non ho venduto, una delle poche console che non ho venduto, devo ritrovare il box assolutamente. Questi sono due dei manuali che c'erano all'interno della console, e questo qua tra l'altro è pure quello europeo, quindi adesso mi manca soltanto la console e il box. Però diciamo che siamo già a metà dell'opera, anzi un terzo. Poi abbiamo sempre per Game Gear il manuale di Batman Returns. Questo ho proprio la cartuccia, quindi a questo punto, tra l'altro praticamente nuovo, condizioni perfette, top, come diciamo noi giovani. Di questo a questo punto mi manca soltanto il box. Gioco tra l'altro difficilissimo, ai limiti dell'ingiocabile. E poi dallo stesso tizio che mi ha venduto il catalogo e lo shipping box, ed è per questo che sono felice non ci sia qui adesso, oggi, in questo momento, chissà se sta guardando, ma speriamo di no, e Shigeru Kachop, abbiamo due nuovi cataloghi, ragazzi, queste cose mi fanno impazzire. Questi venivano dati ai rivenditori negli anni 90 ed erano i cataloghi di presentazione di quello che Nintendo avrebbe venduto nell'anno a venire. E abbiamo un catalogo del Super Nintendo 95-96 e un catalogo del Game Boy 93-94. Quello Game Boy è fighissimo, tra l'altro, perché riprende il form factor della console. Leggere queste cose, io mi emoziono proprio. Non so voi, ma per me sono veramente tanta roba. Pazzesco proprio. Bisogna fare il full set recuperando tutti questi giochi. E abbiamo poi pure anche quello del Super Nintendo, altra console storica proprio, mamma mia. Qui abbiamo Donkey Kong Country, il 2, Killer Instinct, Yoshi's Island, minchia, si mangiava bene nell'ultimo anno del Super Nintendo, ragazzi, tanta tanta roba. Peccato che costavano veramente una cifra e da piccolini non è che potevamo permetterci tutti questi giochi. Mega Man X, Castlevania 4, Super Metroid, Secret of Evermore, Worms. Worms ritorna sempre. Comunque,
Ecco, no, non dico quanto li ho pagati, non li ho pagati tantissimo, però di sicuro meno di uno shipping box. SNES console migliore di sempre, l'hai detto te, non l'ho detto io. Poi abbiamo un gioco Game Boy Color, pagato una sciocchezza 5-10 euro. Però ragazzi, trovi un gioco Game Boy Color così, che fai? Lo lasci là. Gli manca il vassoio interno, purtroppo. Tra l'altro Ready to Rumble, mai saputo che c'era pure su Game Boy. Comunque su Game Boy hanno portato praticamente qualsiasi gioco, e probabilmente l'hanno portato pure male. C'è il booklet a colori, solo in inglese, non credo esista in italiano. Abbiamo la cartolina, il flyer Midway, le avvertenze Game Boy, però il retro c'è anche in italiano. Questo magari un giorno si recupera un vassoietto e ce l'abbiamo complete in box. Tanta roba. Ragazzi, qui arriviamo al Sealed. Anzi, prima del Sealed vi faccio vedere quest'altro. Bellissimo recupero, fatto a 10-15 euro. Ed è Virtua Tennis per Game Boy Advance, con le sorelle Williams in copertina. Vabbè, ormai lo avete capito. Quando ci stanno queste conversioni per Game Boy Advance, io me le devo prendere assolutamente. Al Game Vintage Market stavo per comprare pure Carmageddon, però tanto lo sapevo avrebbe fatto stracagare, quindi mi sono regolato, diciamo, sono stato buono. E mi fa ridere che dopo Crazy Taxi sono riuscito a trovare anche Virtua Tennis. C'è tutto, c'è il vassoietto, c'è pure la... Il copri cartuccia, insomma la bustina della cartuccia. Ho visto tra l'altro le immagini ed è un gioco con i personaggi che sono tridimensionali, e da quanto ho capito non è neanche uscito malissimo, quindi GG per Sega, che comunque ha tirato fuori una buona conversione, e nonostante insomma le limitazioni della console. E qui abbiamo il Sealed, ragazzi. Purtroppo abbiamo raggiunto 10 abbonamenti, quindi non lo spacchetterò oggi in live. Abbiamo Shrek 2. Shrek 2 Sealed, l'avventura continua e continuerà ancora per tanto tanto tempo. E niente, questo è un Sealed, chissà che c'è dentro, balla tutto. Tra l'altro potrebbe essere tranquillamente un resealed, perché sembra non ci sia niente dentro, però vabbè, ci fidiamo di come ce l'hanno venduto. E niente ragazzi, tocca passare alle bombe atomiche. Facciamo un'escalation di prodotti. Vi dirò dove li ho presi, quanto pagati, non lo so, ve lo lascio immaginare a voi, ok? Partiamo con il primo pezzo, ed è l'unica cosa non Nintendo. Nokia Engage, perfetto, completo di tutto, scatola che fa paura ragazzi, fa paura, sembra uscita di fabbrica adesso. All'interno abbiamo tutto quanto, e l'ho pagato, questo qua, vi dico quanto l'ho pagato, 100 euro, perché veniva dato come non funzionante, perché la batteria e il caricatore non funzionava, il caricatore non caricava la batteria. Allora l'ho comprato, ho preso una batteria generica, questa è quella originale che non funziona. Le batterie per Engage si trovano tipo a 5-6 euro su Amazon, perfettamente funzionante, e in più il caricatore ricarica la batteria, quindi l'unica cosa che non funzionava era la batteria. Top veramente. E ho recuperato un bel pezzo di storia. Questo sempre, questa è una console su cui sbavavo da piccolo, ma costava veramente troppo e non potevo permettermela, e adesso finalmente ho recuperata. E, diciamo, era la risposta di Nokia al Game Boy, ed era un ibrido tra un cellulare e una console portatile. Però il progetto aveva delle cose proprio incomprensibili, come questo schermo verticale, una risoluzione senza senso. E tra l'altro, per cambiare i giochi, per mettere le schedine in gioco, dovevi aprire l'engage e togliere la batteria, e la schedina in gioco la mettevi sotto il vano batteria. Vabbè, un progetto proprio che non avrebbe mai potuto funzionare. E questo, adesso voglio recuperarmi qualche gioco, perché poi ci sono delle cose molto interessanti, come ad esempio anche Sonic, c'è un po' di roba strana. Sonic, vi potete immaginare con uno schermo così piccolo, quant'è, cioè non così piccolo, uno schermo con così poco spazio di visuale orizzontale, vi potete immaginare quanto è piacevole giocare un Sonic classico. Sta roba che vi mostro, i prossimi pezzi, sono tutti recuperati da Autogi, ragazzi, qualità pazzesca. E per farvi capire, questo è il meno importante, andiamo proprio in ordine di bellezza. Ti l'ha riconosciuto? Sbam! Game Boy Advance Limited Edition Platinum. Ragazzi, cioè,
la scatola sembra nuova. Versione europea. Ma che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Grandissimo Domenico in chat. Questo, guardate, mi dispiace pure aprirlo. Vi ripeto, ragazzi, questo è più uno show off. Poi gli unboxing fatti per bene ve li farò vedere in dei video dedicati, anche perché non è finita la roba che, per quanto riguarda il Game Boy Advance in particolare. Volevo tirarvi fuori l'unità. Poi questo me lo spulcerò per bene. Però insomma, ragazzi, questo è proprio un pezzo di storia Nintendo. E tra l'altro il progetto è quello di fare a un certo punto un video dove metterò a comparazione tutti quanti i modelli di Game Boy, dal primissimo DMG, insomma il mattoncione gigantesco, fino al Game Boy Micro, che chiude in modo abbastanza infelice la stagione del Game Boy. Però per farlo avrò bisogno di un bel po' di cose che adesso mi mancano in collezione. Però piano piano, insomma, porterò avanti questo progetto. Questo lo appoggiamo un attimo qui e si procede con una cosa sempre di Otoggi. Questa presa in realtà un bel po' di tempo fa. Qui, ragazzi, la perfezione proprio. A proposito di Game Boy, sbram! Un Game Boy Pocket, secondo modello, perché ha il LED del Power. Jig, anche questo, boxato, nuovo. Probabilmente sì, nuovo di fabbrica. Mi sa che dentro gli mancano, o forse no, ce l'aveva le stilo. Pezzone della Madonna. E adesso voglio mettere le mani sul primo Game Boy Pocket, che era quello che non aveva ancora il LED della carica delle batterie. Questo, cioè, quando l'ho visto la prima volta mi sono emozionato. Ma un po' è il tema di questa live, l'emozione dell'unboxing. Colore pazzesco, tra l'altro. Io credo che questo, non so se è mai stato utilizzato, ma comunque se l'hanno giocato, l'hanno giocato per 5 minuti, guardate il retro. Solitamente è quello che si rovina per primo. Pazzesco proprio. Ragazzi, ci avviciniamo alle ultime due bombe, ma come vi ho detto si continua a salire di livello. E qui tocca sganciare l'ultima cosa che ho preso insieme, che ho preso da Domenico. E questa è il video, ci farò un video sopra la prossima settimana, perché è proprio tempismo perfetto. Vi faccio una domanda: cosa esce la prossima settimana? Beccatevi sto Mario Limited Edition Pack di Mario vs Donkey Kong del GBA SP. Questo, gli manca solo una cosa, non è proprio completissimo di tutto, però ragazzi è un pezzo mostruoso, che era appunto il GBA SP in colorazione diciamo esotica, che comprendeva però anche Mario vs Donkey Kong quando i giochi te li davano in edizione fisica. Vediamo, faccio vedere il GBA, colorazione fuori di testa proprio. Questo è il modello 001, quindi allo schermo, diciamo, dovrebbe essere, sì, AGS 001, allo schermo non fighissimo. Abbiamo anche la cartuccia, dov'è? Vabbè, faccio prima a farvela vedere qua, mi sa. La cartuccia, e dentro ci sono, oltre a tutta la manualistica, anche il manuale di Mario vs Donkey Kong. Vedete, ecco qua il manuale. La cosa che manca è il divisorio, perché poi è un divisorio molto specifico che teneva in ordine separati la console dalle altre cose. Però insomma, quello là si recupera facilmente, abbastanza facilmente, magari in un secondo momento. Però tra l'altro vi confesso una cosa: è il primo SP che ho mai avuto in vita mia. Ci ho giocato, ma non sono mai stati miei. E insomma, direi è un buon modo di iniziare questa collezione. Questo l'ho pagato col mio duro lavoro, ragazzi. Vabbè, scusate, se no mi impallo proprio su questa cosa, potrei guardarla all'infinito. Siamo giunti alla fine e vi devo far vedere quello che è stato proprio il recupero della vita, fatto al Game Vintage Market. Di questa cosa vi parlerò per bene in un video dedicato. Fate conto che è un po', non costa come la Black Lotus, ma per me è un po' quello che può rappresentare la Black Lotus per un collezionista di Magic. E
Allora, sul fronte del box c'è scritto il prezzo. Veniva venduto effettivamente a quel prezzo. Però io con uno scambio non ho pagato nulla. Ok? Vi faccio vedere il gioco, vi faccio vedere quanto sarebbe costato e poi vi dico con cosa l'ho scambiato e mi dite se ho fatto bene o male, ok? Il tizio, per convincermi lo scambio, ha messo sul piatto anche questo. A Link to the Past, PAL ITA, completo di tutto, ragazzi. Questo è un missile clamoroso, mamma mia! Ma completo di tutto! Aspetta, ora ve lo faccio vedere. Vediamo se... È questo bollino giallo. Lo vedete, sì. Mo si vede il prezzo. Vi ripeto, non ho pagato nulla. Vi dico, adesso non mi va di unboxarlo perché, ragazzi, se lo faccio, lo faccio con i guanti proprio. Però... dentro è completo di tutto. Che significa? C'è la cartuccia, il portacartuccia, i vari flyer Nintendo, eccetera eccetera, e la mappa di gioco e anche il manuale con il libretto dei segreti, diciamo, che era tipo un mini manualino che ti diceva, ti svelava insomma alcuni passaggi, se no troppo difficili, se ti bloccavi ti aiutava insomma a risolvere gli enigmi più complessi del gioco. Lo scambierei per il rene? No, ora vi dico cosa è andato. Vi faccio vedere anche le condizioni effettive, perché ha due difetti che a me sinceramente non danno troppo fastidio, però ce li ha. Ha dei residui di etichetta con una sorta di data con scritto 14 settembre 1993. Forse quello, volendo, si potrebbe grattare via qualcosina, si toglierebbe, ma non, sinceramente non mi dà troppo fastidio. E poi c'ha il residuo di un'etichetta qua, quando vendevano la cartuccia, penso a 799.000 lire. Mi sembra tantissimo, però boh. Però questa qua non mi dà fastidio, devo dire, insomma, me l'ha fatta vedere subito come cosa. Secondo me questo tipo di etichette fa anche parte della storia del pezzo e ci può stare, insomma. È un... come posso dire, non è un danno, ma è qualcosa che significa che questa cartuccia, tra virgolette, ha vissuto, questa copia ha avuto una storia e chissà che storia c'è dietro. Però il resto è perfetto, ragazzi, pure dentro, manuale in tonso, mappa tenuta benissimo. Mi sembra che ci sia solo da una parte una piccolissima X sul luogo, mi sa che tipo il ragazzino ci ha giocato, ci ha fatto tipo ok, questo l'ho visitato, però la devo vedere bene la mappa. Il manualino è stato aperto perché in teoria è sigillato con una sorta di adesivo sticker della Triforza, però è intero e si apre tutto quanto senza problemi. Ho ceduto Shigeru Gachiappo, esatto, ragazzi, non la vedete perché adesso è stata venduta a uno sceicco. No, io vi dico cosa ho lasciato, ok? E poi mi dite se ho fatto male o meno. Anzi, prendo una cosa per spiegarvi perché ho fatto questo scambio. Allora, ho lasciato Rule of Rose e una copia PAL UK senza vassoio interno, c'era solo il libretto di istruzioni, mi sembra, di Yoshi's Island Super Mario World 2, prima stampa, ok? Però quella l'ho lasciata perché io in collezione c'ho questa, che non è la prima edizione, ma è versione PAL ITA, tenuta, ragazzi, comprata su eBay nel 2016. Mai aperta, penso sia proprio un fondo di magazzino. Questo per me, anche se è una riedizione, questo è il vero Sacro Graal. Quindi ho dato via un doppione che avevo. E Rule of Rose, ragazzi, a me di Rule of Rose non me ne frega un cazzo, proprio niente. Lo pagai pochissimo, un 5-6 anni fa, pochissimo relativamente perché stava già salendo di prezzo, lo pagai tipo un 100 euro, fate conto. Gli ho dato queste due cose, lui mi ha confessato di essere un patito di Rule of Rose e probabilmente ce n'aveva già un altro che stava vendendo, ma l'ha swappato, cioè quello che gli ho dato io se l'ha tenuto perché era in condizioni proprio perfette. E niente, cioè, questo è stato lo scambio. Vi posso dire? Boh, ragazzi, zero legame emotivo con Rule of Rose. Questo ovviamente, se lo avessi comprato, non l'avrei mai pagato 500, avrei contrattato, cioè si poteva tranquillamente contrattare, uno magari scendeva, non lo so,
400, 350, eccetera, eccetera, però mettere 350 euro sul piatto non è mai una cosa semplice. Ho fatto questo scambio e sono felice come un bambino praticamente. Tutti e due felici, sì, perché lui proprio ci ha visto Rule of Rose e è impazzito completamente, nonostante ce n'avesse uno in vetrina che stava vendendo. Probabilmente ci ho avuto il culo assurdo che gli ho portato proprio il gioco per cui impazziva completamente. Se no, con qualcos'altro, se Mari non fosse stato un super fan di Rule of Rose, probabilmente ci avrei dovuto mettere comunque 100-200 euro sopra. Però è andata bene. Comunque poi mi ci sono anche risentito, anche lui è felicissimo dello scambio. E questo penso sia stato il periodo più florido di recuperi a livello di console, ragazzi, cioè ho tirato fuori delle cose pazzesche. Ma questo come lo batti? Cioè questo è proprio il coronamento di un sogno. Godo fortissimo. Io vi ringrazio per aver unboxato fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà, anzi alla prossima live che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, streaming tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Link, Michele tu de scambio. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Questo qua si chiama, ragazzi, attenzione, oh, polpetta, stai tranquilla, ha una capocciata tremenda, attenzione, 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 attenzione.